Varese Virtus Lanciano va in archivio con un 1-1 che va bene ai colori rossoneri in 10 per tre quarti della gara. Un altro punto in trasferta, un'altra prestazione certamente positiva per l'11 di Roberto D'Aversa, che conquista il quinto punto in campionato e prosegue sui binari giusti, quelli della terza annata in serie cadetta. 4-3-3 iniziale con degli adattamenti che il tecnico virtussino dovrà obbligatoriamente rivedere per via del rosso mostrato a Mame Babatiam. Pronti via ed il Lanciano passa subito in vantaggio. Ad interrompere gli equilibri della contesa ci pensa Gaetano Vastola di testa su preciso invito di capitan Carlo Mammarella. Rivediamo il suggerimento per il centrocampista di Pompei, che ritrova la gioia del gol a distanza di oltre un anno. Il Varese non ci sta e prova a farsi sotto affidandosi a Bruno Petkovic, ma Nicolas non ha problemi. Ecco Corti, ma il tiro del calciatore lombardo è centrale. Tiam tocca a Borghese e per Maresca non ci sono dubbi. Rosso diretto per il senegalese e Lanciano in 10. D'Aversa chiede a Grossi e Gatto di dare manforte a centrocampo, ma la Virtus non stravolge nulla. Il Varese si fa vedere con un calcio di punizione e poi si affida ad un colpo di testa di Neito Pereira senza creare problemi alla retroguardia frentana. Petkovic, sul finale di prima frazione di gioco, tenta il gran colpo di tacco, ma la sfera si spegne sul fondo. L'ultimo acuto del primo tempo è di Gatto, ma Bastianoni c'è. Nel secondo tempo D'Aversa manda in campo Monachello, ma il brivido più clamoroso lo fa correre a Lanciano un colpo di testa di Paolo Grossi nella sua porta, ma i legni salvano i rossoneri. Il Varese ci prova poi dalla distanza a sorprendere i frentani con una palla che fa la barba al palo. Pressione varesotta premiata con un gol di Neito Pereira, che abita a deludere l'intervento di Stefano Ferrario a fissare il risultato della contesa sull'1-1. Nel finale i padroni di casa provano il tutto per tutto, prima con Cristiano e poi con un colpo di testa, ma il risultato al triplice fischio finale non cambierà. Buon pari dunque per la Virtus, che dimostra la propria caparbietà agonistica portando a termine della contesa un punto importante in una gara dalle tante insidie.